Buonasera. Benvenuti, vi ringrazio tutti. Ringrazio il professor Milione di essere tornato a Teramo, graditissimo in particolare per me. Questa è la terza rassegna che, come Cammino dei Tre Sentieri, organizziamo per la presentazione del libro del mese. Oggi presentiamo al professore il libro, il nuovo libro di Massimo Milione, La conquista della mela d'oro. Vorrei preliminarmente presentare a chi non conosce il Cammino dei Tre Sentieri questa realtà. Il Cammino dei Tre Sentieri è un'associazione che nasce per l'approfondimento e l'apologetica della fede cattolica. In particolare è una proposta di cammino di fede che nasce da un'idea del professor Corrado Mierre e vuole far sì che la verità cattolica, la dottrina, insomma la nostra fede sia conosciuta, apprezzata e sia quindi sempre più, ci sia sempre più formazione cattolica e si conosca bene la nostra fede, la nostra la verità cattolica. Si distingue su tre cammini e tre sentieri, sono tre sentieri che hanno tre significati. Il primo sentiero è quello della verità che va conosciuta, quindi è della apologetica, che significa in sostanza conoscere le nozioni fondamentali della nostra fede, difenderle e farle conoscere a nostra volta ad altre persone. Ed è il sentiero che noi affidiamo a San Giuseppe, che è stato ovviamente custode della verità fatta persona. Poi il secondo sentiero è la bontà amata, ed è il sentiero più importante perché è quello della preghiera, l'amore e la preghiera a Dio, quindi odiare ed eliminare il peccato della nostra vita e pregare e amare Dio, quindi l'amore e la bontà, perché Dio ha tutte le caratteristiche, anche quella del vero, del buono, del bello, quindi verità assoluta, bellezza assoluta, bontà assoluta. Quindi abbiamo detto la verità, la bontà amata, che mettiamo sotto la protezione ovviamente della Madre Celeste, e il terzo sentiero è quello della bellezza che va gustata, perché noi ci teniamo molto anche a che si capisca che la nostra è una fede bella, e la bellezza della nostra fede, e quindi ci teniamo che essa venga gustata, venga capita, ma venga anche gustata per la bellezza perché non appaga solo l'intelligenza ma anche il cuore, e quindi mettiamo questa bellezza, questo cammino sotto la madre dello splendore, come noi chiamiamo Madonna. Quindi il Cammino dei Sentieri è una realtà che ha anche un sito internet che vi invito a consultare, dove troverete molte cose, e vi invito se volete informazioni ulteriori a non farvi scoprire e chiedere a me o andare sul sito e visitarlo. Oggi dicevamo che è la terza rassegna, insomma, del libro del mese. Il professor Milione credo che lo conosciate tutti, ma insomma ricercatore di ruolo, l'Istituto di Storia dell'Istituto, e poi insomma nel Consiglio Nazionale delle Ricerche, è docente dell'università, ha insegnato in vari licei filosofia e storia. Sì, come vediamo, ha fatto un sacco di cose. nella sua attività, insomma, ha fatto tantissime cose, lo conosciamo tutti. Io sinceramente non vorrei nemmeno troppo dilungarmi, perché proprio perché lo conosciamo. Lascio la parola a lui nella presentazione di questo libro, e poi ovviamente alla fine del suo intervento, se volete, è a disposizione anche per le vostre domande. Grazie. Sì, grazie a tutti, grazie innanzitutto a Pietro Cesco per l'invito, torno a terra, con molto piacere. Da un'altra strada, quindi ho sbagliato strada venendo, vabbè, insomma, qui sono arrivato, e quindi è un piacere essere qua un'altra volta e rivedere i miei amici tra i laici e tra il clero. Questa volta vengo a presentare questo libro, che è uscito appunto da 2-3 mesi, di da poco, e che mi è costato abbastanza fatica a farlo. Come vedete, insomma, è un bel mattone, perché insomma sono 350 pagine, ma di quelle grosse, di quelle grandi. Spero che nonostante l'amore si legga molto bene. Io almeno, anche rivedendolo, insomma, ho l'impressione che si legga bene, ma non è perché è merito mio naturalmente, ma è per la storia stessa. Infatti è un libro completamente di storia. Non è altro che storia, non c'è
è una narrazione dei fatti, diciamo così. Naturalmente, pur essendo cose accadute secoli or sono, qualcuno potrebbe dire, ma insomma, alla fine, inevitabilmente ci porta anche al presente, perché l'argomento scelto è quello appunto, è quello di tutta la storia, di far vedere il quadro completo, dall'alfa all'omega, tutto quello che si può dire, diciamo così, del grande scontro tra l'Islam ottomano e la cristianità. Quando qualche volta qui ho parlato, per chi c'era si ricorderà, abbiamo parlato del discorso delle crociate, io dissi praticamente, le crociate si dividono in tre grandi blocchi, cioè non il discorso delle crociate, il discorso dello scontro tra Islam e cristianità si divide in tre grandi blocchi. C'è il primo blocco che è quello, chiamiamolo tra virgolette, iniziale, cioè l'aggressione dell'Islam alla cristianità. Inizia immediatamente, il Maometto muore nel 632, nel 637 gli arabi attaccano Gerusalemme, la Siria, nel 638 conquistano Gerusalemme. A quel punto arrivano al mare, ovviamente, e da lì, come una sorta di tsunami che incontra un ostacolo, questa volta al contrario, lo tsunami è l'acqua che travolge gli uomini, e qui è gli uomini che arrivano all'acqua, e a quel punto si dividono a destra e a sinistra e travolgono tutto. A destra arriveranno nei secoli fino a come si chiama, Giacarta, l'Indonesia, come si chiama, l'Indonesia praticamente fino al Pacifico, a sinistra arriveranno fino all'Atlantico, come sapete passano con le Ercole, la Spagna e tutto il resto, e per secoli poi prendono Sicilia, la Sardegna, la Corsica, il sud della Francia, insomma è un'epopea che dura ancora fino all'Ottocento, ancora nell'Ottocento, ancora all'inizio del Novecento, dei papi organizzano delle spedizioni militari contro i Saraceni. Questo è molto importante e nessuno lo ricorda mai. Noi chiamiamo la prima crociata quella giustamente di Urbano II, quella che va a Gerusalemme, che nel 1099 prende Gerusalemme. Ma non è la prima spedizione contro i musulmani. La prima spedizione contro i musulmani l'hanno fatti i papi di metà 800, di metà 9 secolo e di inizio 10 secolo. E sono spedizioni a 100% made in Italy, completamente, non c'è manco uno straniero. La prima è una sorta di coalizione tra Gaeta, Napoli e Amalfi. La seconda è più vasta. Parte dai Longobardi, arriva fino alla Sicilia. È una sorta proprio di guerra nazionale, quasi a momenti, condotta in entrambi i casi da due papi. Per cui noi abbiamo, già nel lontanissimo 9 secolo, inizio 10 secolo, delle spedizioni che non possiamo chiamare crociate perché il termine crociata è di 5 secoli, 4 secoli dopo, ma possiamo chiamare, ma sono crociate però, nello spirito, nel loro significato. Poi con il 10 secolo la spinta saracena, la spinta araba, chiamiamola araba per capirci, anche se non è proprio esatto, ma chiamiamola araba, la spinta araba originale si va ad affievolire. E questo è il primo blocco. Gli arabi hanno conquistato moltissimo. Hanno preso anche buona parte dell'Europa, perché, ripeto, quasi tutta la Spagna, il sud della Francia, buone parti dell'Italia e così via. E poi abbiamo il secondo blocco. Il secondo blocco è la risposta cristiana, sono le crociate. Dal 1096 si parte, si va lì, e tra il 1096 e il 1291, esattamente 200 anni, precisi, praticamente abbiamo l'età delle crociate. Dalla prima all'ultima, ai fallimenti, alla presa di Gerusalemme, alla perdita di Gerusalemme nel 1187 con la battaglia di Hattin, con Saladino, poi un altro secolo di spedizioni crociate. Una storia immensa, è la storia, pensate che in assoluto, dicono gli storici delle crociate, e io ci credo, che è l'argomento storico su cui sono stati scritti più libri di storia. Negli anni 80 se ne calcolavano più di 10.000, solamente sul tema crociate. Non si finirà mai, intendendo per argomento storico preciso, perché chiaro, se parliamo del cristianesimo, vabbè, andiamo a centinaia di migliaia, che ovviamente che sono 21 secoli di storia, ma è troppo vago il cristianesimo. Se noi lo vivisezioniamo in argomenti, in assoluto le crociate sono il più trattato ancora più della rivoluzione francese, il che è molto significativo. E
E questo è il secondo blocco. Poi però nella nostra mente, anche, non dico chi non sa niente di storia, ma anche chi un minimo si interessa, legge, fa, in realtà poi però a un certo punto è come se tutto finisse, è come se con la perdita di San Giovanni d'Acri nel 1291 fosse tutto finito. E invece non è assolutamente così, questo è dovuto naturalmente a quello che ci ha insegnato a scuola. È un po' come, voi sapete che se io adesso mi sto dedicando allo studio delle crociate in tarda età, quando ero, come dire, più giovincello e frescolino, mi sono dedicato allo studio delle insorgenze. Credo di poter dire di essere stato uno dei maggiori storici del fenomeno delle insorgenze in Italia, che nessuno conosceva perché non ci hanno detto, ma che a me l'ho scoperto. E qui accade un po' la stessa cosa, cioè nel senso che praticamente è come se ci fosse una sorta di velo, no? In qualche modo voi prendete una qualsiasi storia delle crociate, ancora fino a 20, 30, 40 anni fa, finisce con la caduta di San Giovanni d'Acri. Poi se dopo tutto fosse finito. Adesso le ultime storie delle crociate, tranne rare eccezioni, adesso le ultime storie delle crociate aggiungono 30-40 pagine, facendo in fretta e furia quello che io ho messo in 350 pagine di questo volume. Allora io mi sono andato a far sì che quelle 30-40 pagine diventassero 350 così. Che è successo dopo? C'è il terzo blocco, che è in qualche modo più sconvolgente dei due precedenti. Il terzo blocco, attenzione, non appartiene agli armi, non ci sono più gli armi in gioco. Anzi, addirittura, nel terzo blocco, cioè la modernità, gli arabi non dico che sono nostri alleati, ma poco ci manca, perché il nemico, questa volta, sono i turchi. È un nemico nuovo, i turchi ottomani. Non nuovissimo, perché già nell'undicesimo secolo le prime tribù turche erano arrivate fino a Gerusalemme. Sono i famosi turchi seggiuchi, che sono proprio loro che praticamente fanno scoppiare le crociate perché massacravano un'altra, mentre ormai da secoli con gli arabi si stava più o meno d'accordo che i pellegrini non potevano essere toccati, con l'arrivo dei turchi seggiuchidi ricominciano le stragi dei pellegrini. A quel punto l'Europa però è cambiata, non è più l'Europa che seguiva la caduta dell'impero romano, che ha subito l'invasione araba. Nel XI secolo è l'Europa del Sacro Romano Impero, del Regno di Francia, è l'Europa che comincia a avere chiaramente non solo le repubbliche marinare, anzi, ma anche i comuni, è un'Europa che esplode, se così si può dire, di energia in qualche modo, e poi si va lì e si va a regolare i conti. Ma poi nel XIV secolo accade il terzo evento, che è appunto l'arrivo dei turchi, che sconvolge noi, ma sconvolge pure gli arabi. Attenzione, i turchi sono islamici, ma sono i masoni. E quindi inizia una storia nuova che è lenta. Io parto proprio il libro, lo faccio partire proprio da questo momento, cioè da fine 200, inizio 300, quando accade un fatto fondamentale. Con la fine del 200 noi abbiamo perso tutto quello che è stato costruito 200 anni prima. Il tutto viene costruito quasi completamente con la sua prima crociata. La prima crociata arrivano lì e conquistano Gerusalemme, ma prima di Gerusalemme hanno conquistato la Cilicia, hanno conquistato l'Armenia, hanno conquistato vari territori, quei territori che stavano tra l'impero bizantino e gli arabi e Gerusalemme, hanno conquistato vari territori e praticamente hanno creato degli stati, sono i famosi stati d'Outremer. Outremer, la parola Outremer francese, oltremare, si intendeva appunto il mondo crociato oltremare. E praticamente e hanno creato questi stati di cui poi il Regno di Gerusalemme è lo stato principale. Gli altri stati erano i feudali del Regno di Gerusalemme. Lo stesso Regno di Gerusalemme, attenzione, aveva come capo supremo un re, ma questo re era vassallo del Papa. Quindi era direttamente dipendente dal Papa. Nel Regno di Gerusalemme vengono creati poi i famosi templari, l'ordine dell'ospedale di San Giovanni, che poi diventerà di Rodi, che poi diventerà di Malta, sono sempre loro, il Santo Sepolcro e gli altri ordini monastici. Ebbene, insomma, in qualche modo è tutto un mondo che viene creato. Piano piano si va a perdere, finché nel 1291 si perde tutto. Questa cosa sconvolge la cristianità. E accade un fatto fondamentale, un fatto che non è mai accaduto prima della storia e che precede situazioni moderne di quattro secoli.
perché questo che sto per dire adesso, qualcosa del genere accadrà, mutatis mutandis, in tutt'altro spirito, in tutt'altra maniera, antitetico, nel Settecento illuminista. Cosa accade? Accade che accade il primo dibattito pubblico europeo della storia. I papi, i re, i grandi letterati, i generali degli ordini francescano e domenicano, i gran maestri dei templari e degli ospedalieri, i comandanti militari, monaci, gente esperta, diciamo, di guerra e gente esperta del mondo orientale, tutto un mondo inizia a scrivere trattati per porsi un problema. Ma scusate un attimo, ma se Dio è con noi, perché se Dio lo vuole, perché il motto dei templari era Deus vult, com'è che abbiamo messo tutto? Perché Dio ha permesso che perdessimo tutto? Allora perché ci ha mandato lì? Cioè, in qualche modo stiamo parlando di quella che in termini odierni si chiama la prima crisi di coscienza del nostro mondo. È come l'Europa in quel momento è come un ragazzo di 20-25 anni. È giovane, straripa energia da tutte le parti, ha ancora tutta la vita davanti, però non è più un bambino. Comincia a riflettere e comincia a dire, ma attenzione, com'è che noi abbiamo perso tutto? Perché Dio ha permesso che perdessimo tutto? C'era soprattutto una cosa che sconvolgeva gli animi, sapete qual era? Era il fatto che il più santo, il più cavaliere, il più perfetto dei re, San Luigi IX di Francia, aveva fatto ben due crociate, solo lui aveva fatto due crociate e tutte e due miseramente fallite. Nella seconda addirittura arriva, si ammala di peste e muore. E quindi è qualcosa di sconvolgente. Tant'è vero che in qualche modo ci fu chi disse, praticamente, mise il punto interrogativo a posto del punto esclamativo. Il motto dei crociati è Deus vult. Deus vult? È chiara la domanda? Ma Dio vuole? E nacque tutta una corrente, soprattutto in ambiente ereticale, francescano ereticale, perché i francescani non ereditari erano fuori delle crociate, basti pensare ai papi per esempio, ma tutto un ambiente francescano ereticale, ma anche in altri ambienti, e inizia il pacifismo. È tutto sbagliato, non viene tutto da capo. Se non che appunto sia i papi, sia i francescani che i domenicani, ma sia diciamo così la Chiesa stessa, la stessa cristianità risponde con un colpo di reni eccezionale a tutti i livelli e in pratica vengono scritte decine e decine e decine di trattati, è quella che si chiama la trattatistica di recuperazione Terre Sante, si capisce tranquillamente, e praticamente vengono mandati al Concilio di Vienna. Il Concilio di Vienna è uno dei concili ecumenici della Chiesa, uno dei 21 praticamente, fatto a Vienna, Vienna non è Vienna, Vienna è una città della Francia, fatto a Vienna, che praticamente fu dedicato quasi esclusivamente alla crociata. Perché è fatto a Vienna? Perché 4 anni prima un papa francese ha preso magari a Burattino e se è andato ad Avignone. Da 4 anni il papato è a Avignone, per cui praticamente si fa a Vienna. E ovviamente, come potete ben immaginare, il re di Francia l'ha fatta padrone. Quel re di Francia che in questo concilio di Vienna stabilisce la condanna a morte di tutti i templari, dei templari, di tutti i templari fisicamente, ma dei templari, dell'ordine dei templari, del gran maestro e dei capi, che per già che Devoteo era bruciato, come sapete, però questo stesso re che fa questo per incamerarsi bene dei templari, di eliminare il pericolo dei templari, o quello che lui credeva fosse un pericolo, è un re che invece vuole, come dire, eccitare lo spirito crociato. Rinasce un nuovo spirito crociato e ci saranno nel corso del 300 praticamente delle nuove spedizioni, tutte fallimentari o piccole vittorie. Ci saranno un nuovo spirito crociato che arriverà fino a fine secolo con due figure a cui io accenno nel libro. In realtà accenno a una, che è quella di Philippe de Maizière, un grande cavaliere che girerà tutta l'Europa per organizzare la crociata, e quella di Santa Caterina da Siena, e che io nomino solo perché io ho fatto un libro su Santa Caterina da Siena, l'idea di crociata, che è una cosa a parte. Però cosa accade in tutto questo?
Ancora avviene, attenzione, ancora nel 1300, bene o male, il nemico erano gli arabi. Invece con gli anni 40-50 cominciano ad arrivare notizie strane. Qui c'era notizie di tribù turche, chiamate ottomani dal loro capo, Ottoman, Osman, i quali stanno iniziando a mettere in pericolo Costantinopoli. Hanno preso l'Anatolia, hanno preso le rive del Mar Nero, hanno tolto molte città ai genovesi, sono sbarcati addirittura, siccome non sono ancora capaci di prendere Costantinopoli, sono sbarcati in quella che oggi sostanzialmente sono le spiagge della Romania, fondamentalmente, e da lì la stanno andando indietro, e quella che si chiamava a quei tempi la Rumelia in turco, o Romania in latino, praticamente, non è la Romania era tutti i Balcani, praticamente, fino ad arrivare quasi alla ex Jugoslavia, quindi praticamente in qualche modo Costantinopoli è in pericolo. A questo punto cosa accade? Si arriva alla fine del 300 che si capisce che qualcosa è cambiato per sempre. Qui non si tratta più di riprendere Gerusalemme, ancora si parlava di riprendere Gerusalemme e Santo Sepolcro, quella rimane sempre la meta finale. Qui si tratta in qualche modo di salvare Costantinopoli. E così viene preparata a fine 300 una spedizione crociata che è la più grande spedizione crociata della storia, in assoluto. 100.000 persone, militari, partono, perché la prima, pure nella prima crociata si calcola fossero 100.000, ma c'erano i serbi, le mogli, i nonni, i zii, i cugini, i bambini, quindi insomma, combattenti erano 30-40.000. Invece no, qui sono 100.000 combattenti. Grandissima parte di cavalleria francese, ci si aggiungono gli ungheresi, i balcanici, e si va a incontrare questi turchi per la prima volta, gli europei, per la prima volta meno gli europei occidentali, diciamo così, si va a incontrare i turchi a Nicopoli. Cosa accade? Nella più grande crociata di tutti i tempi, accade la più grande disfatta di tutti i tempi. Tutti morti. Nella battaglia di Nicopoli, nel 1396, i turchi distruggono completamente l'esercito cristiano. Completamente. Questi andarono là, io lo descrivo nel libro, andarono là, sono tutti francesi, con tutte le loro donne, le loro amanti, i loro cavalli, facendo i tornei, i loro falconi, bestemmiavano la mattina e la sera, qualcuno di loro aveva anche l'amico, oltre che l'amante femmina. In questo modo andavano ad affrontare i turchi. Tutto un mondo baldanzoso di una cavalleria ormai decadente, che poco aveva più a che vedere con la cavalleria dell'XI-XII secolo, che andava a morire. Infatti gli storici più spesso, anche gli storici non delle crociate, ma gli storici della cavalleria, hanno spesso detto che con Nicopoli muore la cavalleria europea. Tutti massacrati. Pensavano di andare a fare la pagliacciata. A quel punto i turchi avrebbero potuto attaccare tranquillamente Budapest. Addirittura volendo poteva arrivare a Vienna, già alla fine del 300. Se non che cosa accade? Provvidenzialmente l'Europa è salvata da un turco. Come da un turco? Sì, si chiama Tamerlano, non so se l'avete mai sentito, è un turco mongolo, che è un turco che discende però anche da Gengis Khan, una sorta di strana combinazione, che attacca gli ottomani alle spalle, per cui in qualche modo gli ottomani sono costretti a non poter approfittare della vittoria, a tornare, andare a Oriente per affrontare Tamerlano. Peraltro Tamerlano stravince in questa battaglia il sultano turco Bayezid, lo richiude in una gabbia, anzi prima lo usa, cose turche fra di loro, no? Prima lo usa come sgabello per i piedi, per un 6 mesi. Tamerlano doveva stare piegato, così con la faccia a terra, e lui lo usava come sgabello. Poi lo rinchiude, la moglie la fa danzare tutti, la moglie del sultano, la fa danzare nuda davanti a tutti e la dà ai soldati, e poi lui lo mette in una gabbia con un uccello appeso, finché Bayezid si è suicidato sbattendo la testa contro le sbarre della gabbia. E uno potrebbe dire, questa lezione avrebbe dovuto insegnare ai discendenti di Bayezid a essere più umani. No, assolutamente, non cambia niente. Era
su questo libro avrete mille occasioni, preparatevi, perché troverete di tutto, di più. Per sulla fantasia, naturalmente sono poche volte che lo dico, non è che libro, non è un libro di mostruosità, non è un libro di Dario Argento, di Massimo Mignone, però in qualche modo qualche cosa ho dovuto mettere, che facevano questi, come per esempio segare vivi le persone. Ci immaginiamo essere segati vivi? Per dire questa pagina, a un certo punto io parlo anche di un nostro simpatico amico, si chiama Vlad Terzo Dracul, lui, e beh, ha passato la vita a combattere praticamente questi signori, e come sappiamo Dracul ha praticamente disboscato l'intera Transilvania, perché con gli alberi ci faceva i pani in cui impalava le persone. Ma attenzione, Dracul faceva quello che facevano i turchi agli altri, cioè non faceva altro che copiare i sistemi, né più né meno. Poi certo lui era simpaticone, perché una volta, questo lo racconto anche nel libro, arriva un ambasciatore ottomano da lui e non si leva il turbante. Allora Vlad dice, ma tutti presenti davanti a me col copricapo in testa? E lui risponde, da noi è il segno di civiltà mantenere il copricapo di fronte a chi è importante. E Dracula risponde, da noi invece è il segno di civiltà. E io te lo faccio, io adesso ti metto il copricapo per sempre. E glielo fa inchiodare in testa il copricapo. Queste sono piccole simpatiche scene che vengono raccontate, però ecco, il libro ce n'ha 5-6, non di più, e tra tutti, poi adesso si parla di altre cose. E in pratica, in qualche modo, però questo dà l'idea, in qualche maniera, anche dell'immenso dramma che l'Europa viveva. Questo dramma diventa molto molto più significativo andando al XV secolo. Perché? Perché a un certo punto i turchi riprendono poi, si riprendono dalla sconfitta con Tamerlano e iniziano ad attaccare i Balcani. Si ripropone il problema di Costantinopoli. E a questo punto arriviamo agli anni 30-40 del 400, e con la figura di un papa chiave, che è il papa Eugenio IV, con Dulmer, un veneziano, il quale sente il peso di Costantinopoli, anche perché proprio negli anni 40, in qualche modo, due figure eroiche meravigliose, a cui dedico parecchio spazio, naturalmente, non quanto dovrei, ma bisognerebbe scrivere interi libri solamente su loro, è chiaro, questo non è possibile, ci sono biografie che ne parlano, due figure eroiche meravigliose, che però avrebbero conosciuto molto meglio, una in Ungheria si chiama Jan Hunyadi, l'altra in Albania, forse questo sentite nominare, si chiama Skanderbeg. Queste due figure praticamente da soli tengono i turchi, uno in Ungheria e l'altro in Albania, per Hunyadi per 20 anni, Skanderbeg per 25, manterranno fermi i turchi. I papi, Eugenio IV si troverà a dover affrontare gli anni decisivi. Vi saranno spedizioni, quindi descrivo nel libro, vi saranno santi, un santo eccezionale, vabbè, quello viene subito dopo, scusatemi, vi saranno spedizioni per tentare di salvare Costantinopoli. Lo stesso imperatore di Costantinopoli viene qui in Italia e nel 1439 porta il clero ortodosso a Firenze perché vengono ospitati dai medici, l'unica Cosimo è quello che paga e mantiene tutti quanti, lo può fare naturalmente, e in pratica vi è la riunificazione tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica, perché è avvenuta una riunificazione della Chiesa ortodossa e della Chiesa cattolica, nel 1439, proprio per poter chiedere la crociata. A questo punto la riunificazione avvenne ufficialmente a Santa Croce, a Firenze. Possiamo immaginare quale momento meraviglioso della storia, no? Nel quale l'imperatore si inginocchia al Papa, si fa cattolico, molti vescovi e metropoliti, insomma, ortodossi si fanno cattolici, vi è una grande festa, però a questo punto tutto bello, tutto meraviglioso, però tocca fare la crociata per Santa Costantinopoli. Il Papa farà l'impossibile, ma nessuno, quasi nessuno, va. Per cui nel 1453 avremo l'assedio di Costantinopoli con Giovanni Momento II, il quale riesce a prendere Costantinopoli,
ne parlo velocemente del libro, di solito ne seguo due o tre pagine perché tanto sono cose che si sanno per dare spazio ad altre questioni che poi dirò, e praticamente prende Costantinopoli grazie a un aiuto nuovo. Vedete, Costantinopoli aveva avuto 29 assedi, su 29 assedi era caduta una volta sola. Nella quarta crociata, quando i crociati andavano a prendere Costantinopoli, anziché andare a Gerusalemme. Perché resisteva sempre? Perché aveva le mura più invalicabili del mondo. Le aveva costruite Teodosio II nel V secolo ed erano mura invalicabili. Perché il momento secondo poté prendere Costantinopoli? E poi le mura avevano via terra, via mare aveva costruito una immensa catena, qualcosa di incredibile, che chiudeva il Bosforo e quindi le navi non potevano passare. Cosa fa Maometto II? Fa costruire un ponte di barche che sale sulla catena e piomba direttamente in Costantinopoli, e fa costruire un cannone, perché sono i primi cannoni, di gigantesche dimensioni, più grandi dell'epoca, con le quali distrugge le mura. Dico questo perché? Perché sia il ponte di barche che il cannone sono stati fatti da cristiani rinnegati. Un ungherese fece il cannone, un italiano, ingegnere, progettò il ponte di barche. E a quel punto Costantinopoli è condannata a morte. C'è da dire che dentro Costantinopoli c'è il clero ortodosso che diceva che la caduta era dovuta al tradimento dell'ortodossia. Era un castigo di Dio perché si era fatto pace con la Chiesa e praticamente, insomma, in qualche modo, io descrivo anche, credo che questa sia una pagina molto interessante, descrivo anche in qualche maniera gli ultimi giorni di Costantinopoli. Io ho visto fare altre cose. La sera prima, dopo che c'era anche questa guerra civile interna al mondo bizantino, tra chi era rimasto ortodosso, chi diceva la famosa frase meglio il turbante della tiara, non so se questa frase l'avete mai sentita, no, meglio avere i turchi che i cattolici praticamente, no? E come il granduca Luca Notaras diceva questo, e la sera prima, proprio la notte in cui i turchi stanno entrando, la notte del 28 maggio 1453, praticamente fu l'unico momento di pace interna perché vi fu la messa di tutti, va detto. Vi fu la messa di tutti, la messa fu fatta dal metropolita cattolico, però parteciparono anche gli ortodossi. Poi fu portata in qualche maniera l'effigie della Teotokos in giro per tutta la città, in processione per tutta la città, e mentre tornava la processione i primi turchi entravano. Ovviamente, massacro generale, l'ultimo imperatore dell'impero dell'Oriente, Costantino XI, muore con la spada in mano e muore cattolico. Questo l'ho detto, gli uomini vengono massacrati, molti danno la vita, alcune principesse bizantine si mettono in salvo via mare, questo è importante perché tutti coloro che ancora oggi vantano sangue paleologo, cioè sangue degli ultimi imperatori, è perché discendono da queste principesse che praticamente erano fuggite. E tenete presente che il sangue paleologo per vie immensamente traverse, per mille anni risaliva a Costantino, in qualche maniera. E in qualche modo queste scappano, quasi appunto a salvare il seme di Costantino che doveva durare per l'eternità, nei sogni, diciamo, di questo mondo, e praticamente tutti vengono massacrati. Maometto II con il suo cavallo entra in Santa Sofia, e fa urinare il cavallo sull'ostia consacrata e poi praticamente inizia, cioè finisce un mondo che ci riporta alla Romantica in quel giorno. È una delle più grandi catastrofi della storia, non in se stessa è un segno. Ormai l'impero Romano-Oriente era ridotto a Costantinopoli e piccoli territori intorno, ma comunque un simbolo enorme. Il dolore fu immenso in tutta la cristianità, i papi fecero il possibile, i papi che vennero, sia il papa attuale Niccolò V, che era un umanista, però si trovò in un discorso più grande di lui, lui ce la mise tutta, ma non poteva fare nulla. Sia invece i due papi successivi, uno battagliero, un carattere fortissimo, che in qualche modo giurò
sul suo il giorno del pontificato, il giorno in cui divenne Papa, giurò davanti a Dio nella Trinità che avrebbe dedicato tutto il pontificato a riprendere Costantinopoli. Dice, l'unico mio scopo è riprendere Costantinopoli. Non era italiano in questo momento, per fortuna, in quel momento. Era uno spagnolo, quindi anche carico di tutte le suggestioni della riconquista spagnola, no? Che stava andando pure quella verso la fine, questa volta positiva naturalmente, verso il buon esito che di lì a poco si sarebbe avuto. Si chiamava, in qualche maniera, si chiamava Papa Borgia. Non è il Borgia che tutti conosciamo, che quello è il nipote, questo è lo zio, che ha dedicato per 3 anni tutto il pontificato, aiutando Cugnadi, aiutando San Giovanni del Capistrano, aiutando praticamente Skanderbeg per cercare di riprendere Costantinopoli e di difendere i Balcani. E dopo di lui, la figura a cui dedico particolare attenzione, di un italiano stavolta, umanista, ma che è una di quelle figure che cambiano completamente, diventano come quasi come un'altra persona, la figura di Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II. Una figura particolare, vi invito a leggere con molta attenzione la sua storia. È un uomo, faccio un paragone, adesso non c'entra con questo libro, per farvi capire. È un po' come quando noi parliamo di lì a poco, 50 anni dopo, 60 anni dopo, vediamo la figura di San Tommaso More, no? Thomas More è un agnostico, ha scritto una delle opere più pericolose e infami della storia umana, l'Utopia. Non è altro che un concentrato di gnosi, cabala, rivoluzione. Quello stesso era un umanista, il primo umanista d'Inghilterra, un uomo di potere, perché era diventato cancelliere del regno. Quello stesso uomo, incredibilmente, da un momento all'altro, di fronte al suo re, a cui lui voleva anche bene perché era stato il suo precettore, di fronte al suo re che tradisce, chissà cosa è successo nella sua vita, chissà, è intervenuto Dio, non ci sono altre spiegazioni, è diventato San Tommaso More, che più tutti quanti conosciate la storia, non lo devo dire, martire della fede cattolica. Beh, qualcosa accade di simile, anche se non proprio a questi livelli, San Tommaso More è l'apoteosi, accade con Enea Silvio Piccolomini. È vero che gli storici, è quasi come se si trattasse di due persone differenti. L'Enea Silvio giovane è Enea Silvio, poi diventa Pio II, quasi come gli storici stessi dicono, a volte parlano di Enea Silvio, a volte parlano di Pio II, perché sono due persone differenti. L'Enea Silvio è un umanista, un carrierista, proprio intriso di laicismo, parteciperà era anche conciliarista, quindi contro il potere centrale del papato a Roma, per il conciliarismo, filo eretico, parteciperà al concilio di Basilea, ribelle contro Roma. Poi all'improvviso, negli anni 40-50, lui ha una conversione, va a chiedere perdono al Papa, il Papa gli riconosce, essendo di grande famiglia senese, piccolo, gli riconosce un vescovado, lui coltissimo si mette a disposizione della Chiesa, e soprattutto inizia a vivere il dramma della perdita di Costantinopoli e appena diventa Papa. Diventa Papa, prende il nome di Pio II ed è un'altra persona. È un'altra persona. Dedicherà completamente il suo pontificato alla riconquista della Terra Santa, di Costantinopoli, e preparerà una crociata personale, l'unico Papa della storia, a parte quelli dell'IX secolo, l'unico Papa del secondo millennio che dirà io mi metto a capo della crociata. E darà tutti quanti appuntamento ad Ancona. Ad Ancona non si presenta nessuno. Nessuno. E lui ne muore di crepacuore. E a quel punto, 4 anni, Skanderbeg, scusate, uno è morto, Skanderbeg morirà 4 anni dopo, è tutto perduto. I turchi saliranno poi nel frattempo, vi racconto anche altri eventi, ma insomma i turchi saliranno, prenderanno i Balcani. Arriverà a Solimano negli anni 20 del 500, prenderà Buda e a quel punto la situazione diventa tragica. Arrivata nel 500, questa storia vede, secondo me, la seconda parte del libro, che è la più bella nessuno, a mio tutto mio, quindi lo posso dire, la parte più bella è la seconda. È la parte che parla appunto, questa seconda parte è il 500, quindi finisce con Lepanto, ma attenzione, che vabbè, per carità, potete immaginare cosa vuol dire raccontare Lepanto, naturalmente. Ma è stato molto bello raccontare anche la prima parte del 500. Cioè lo scontro immenso che c'è stato, che io stesso non conoscevo, che ho conosciuto approfondendo questo libro, scrivendo questo libro, lo scontro immenso tra Solimano e Carlo V. Un
uno scontro che Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, re di Spagna, re di Napoli, Sicilia, di Sardegna, duca di Milano, duca degli altri, e praticamente Solimano, il più grande e più importante dei sultani. Uno scontro che poi è avvenuto via mare tra due comandanti che sono stati probabilmente i due più grandi geni del mare, i più grandi ammiragli della modernità. Un rinnegato, cioè un greco, che si è dato all'Islam e che si chiama Barbarossa e che si mette al servizio dei turchi e che sarà e che diventa uno dei più grandi delinquenti criminali della storia, altro che i nostri. Quello che ha fatto per 30 anni quest'uomo è inimmaginabile. Dal lato nostro, un altro Barbarossa o corsaro, dal lato nostro un grande ammiraglio, ma che in fondo era corsaro pure lui, né più né meno, di questo si tratta. So che è stata la parte giusta in questo caso, che si chiama Andrea Doria. Questa figura di Andrea Doria, la figura di Barbarossa, sono i protagonisti assoluti di tutta la seconda parte del libro. Sono quasi due gemelli, perché incredibile ma vero, cominciano la loro storia, il loro duello, che hanno tutti e due 60 anni. Lo portano avanti fino a 80. Cioè loro, in tutto questo scontro, lo portano avanti, sono in fondo, specialmente a quei tempi, due persone anziane, che però si fa una guerra mortale nel Mediterraneo, attenzione, senza mai incontrarsi. Barbarossa colpiva l'Italia, ammazzava gli uomini, portava via le donne, ha fatto stragi e Andrea Doria andava a fare lo stesso da un'altra parte. Per 20 anni si sono fatti la guerra senza mai incontrarsi, al punto tale che qualcuno cominciò a sospettare che tra i due ci fosse un accordo di non incontrarsi. Questa cosa è molto carina perché viene confermata dal fatto che a un certo punto lo stesso Solimano comincia a avere questo sospetto e che fa? Siccome Barbarossa è intoccabile, gli fa costruire un meraviglioso palazzo a Costantinopoli, gli prepara una sorta di piramide per lui, la tomba di Barbarossa che ancora esiste a Costantinopoli, lo fa vivere nel lusso più sfrenato. A 80 anni gli fa sposare una di 9 anni, una ragazza di 9 anni di Reggio Calabria, e questo fa capire anche tante cose, e però lo tiene a Costantinopoli. Quasi non si fida più, perché non è possibile che tu per 20-30 anni combatti Andrea Doria per il Mediterraneo e non ti incontri mai una volta. D'altro canto, Andrea Doria serve fedelmente Carlo V in questa guerra, che prepara poi il grande scontro finale. In questo scenario, tra Carlo V e Solimano, i quali tutti e due erano abbastanza coetanei ed erano tutti i sovrani, i due più grandi imperatori, ebbene in questo scenario c'è il terzo intruso. E chi è il terzo intruso? È il re di Francia, Francesco I, Valois Angulen, il quale per 30 anni, sapete che fa? Si allea con Solimano contro la cristianità. Tutto quello che hanno fatto i turchi l'hanno fatto perché il re di Francia gli ha permesso. Barbarossa era pagato dal re di Francia per fare che cosa? Per uccidere decine di migliaia di cristiani, per rubare decine di migliaia di donne da un giorno all'altro da casa. Queste sono cose che dobbiamo capire, cioè come se qui adesso domani mattina ci portassero via tutti. Gli uomini vengono uccisi, se gli dice bene, perché sennò finiscono schiavi in Africa, da un giorno all'altro, non so se ci rendiamo conto. Le donne finiscono negli harem o finiscono schiave, a seconda dell'età e dell'avvenenza di ciascuna. I bambini vengono presi e portati, fatti diventare musulmani, i più forti diventano giannizze, gli altri fanno gli schiavi sessuali per tutta la vita. Questo è accaduto 10 volte, è accaduto 20 volte, no, è accaduto centinaia di volte. Per decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di persone, anzi non forse, centinaia di migliaia di persone. È un calcolo certo perché sono stati fondati degli ordini religiosi come i mercedari, o i trinitari, che avevano lo scopo unico di riscattare gli schiavi cristiani. Quando un giorno Carlo V prende Tunisi, a Tunisi trova 75.000 schiavi cristiani, solo Tunisi. Si diceva che uno schiavo cristiano costava meno di un pezzo di cipolla sul mercato. Pensate voi il livello di tutto questo. Ebbene, è appunto praticamente tutta una storia che viene costruita, e il re di Francia
addirittura a un certo punto si è messo anche d'accordo con Solimano per spartirsi l'Italia, hanno fatto un patto, esistono i documenti, nel quale praticamente metà dell'Italia dovevano attaccare le Francia da nord, Solimano da sud, e praticamente mi sto chiedendo te la chi andava. E praticamente la linea di divisione era il Tevere, cioè Solimano doveva arrivare fino al Tevere, dall'altra sponda era sul terreno di Francia, così il Vaticano era sul terreno di Francia. Peccato che Solimano stava a 15 metri dal Vaticano. Questo ha fatto il re di Francia, non so se ci rendiamo conto. E qui mi permetto di dire una cosa: a un certo punto Carlo V è in guerra, come sempre, con Francesco I, e viene a sapere che Francesco I ha fatto questo patto con Solimano. Carlo V allora manda a dire al Papa Clemente VII Medici e dice: Papa, tu in questa guerra sei alleato con Francesco I contro di me. Ti comunico che Francesco I si è alleato con Solimano e si vogliono spartire l'Italia. Papa, regole di conseguenza. Sapete che fa Clemente VII? Mantiene l'alleanza con Francesco I. Ora, siccome se A uguale a B e B uguale a C, qual è la conseguenza? Che A è uguale a C. Se io sono alleato, diciamo così, in qualche modo, con un alleato del turco, automaticamente sono alleato turco. Soprattutto se questo alleato mio fa la guerra a Carlo V, che è difensore della cristianità. Noi abbiamo una situazione nella quale, mentre Solimano sta arrivando a Vienna, perché attaccherà Vienna nel 29 e nel 32, mentre Solimano attacca mia madre tutta l'Italia e si può spendere in mezzo Italia, il re di Francia appoggia Solimano, che fa il Papa? In odio a Carlo V fa l'alleanza con il re di Francia. Perché dico questo fatto? Per due ragioni: uno, per smontare qualsiasi papolatria che avete nella testa, è meglio che la smontate subito; due, per un'altra ragione ben precisa: se poi Carlo V manda 14.000 lanzichenecchi a Roma, forse proprio tutti torti, non ce l'aveva. La storia è complessa. Naturalmente, quando i lanzichenecchi arrivano a Roma nella notte della sera del 5 maggio 1527, 14.000 bestie, 14.000 bestie inumane, per di più protestanti, mandate a Roma. Loro assaltano ovviamente San Pietro. Clemente VII, purtroppo, non ho problemi a dirlo, purtroppo, fa in tempo a salvarsi, perché si mette nel passetto, arriva dentro questo sant'angelo, poi una scena da film, si abbassa la grata, e loro l'avevano già preso, gli strappano i vestiti, lui si salva perché si leva praticamente la stola, non so come chiamarla, ed entra dentro, da scena da film, con le guardie svizzere che danno la vita per il Papa. A quel punto i lanzichenecchi, bestie, chissà, prendono quei romani che non c'entravano niente. E quindi il sacco di Roma. Una delle più, forse la, no, senza forse, la più grande catastrofe che Roma abbia mai vissuto, in tutta la sua storia. In due mesi furono uccisi migliaia di uomini, furono violentate donne, non vi dico cosa accadde alle suore, i preti, non vi dico che cosa capitava ai sacerdoti, i nobili scapparono via, cose inenarrabili. Arrivò la peste perché le madri cercavano i topi per far mangiare qualcosa ai bambini, qualcosa di terrificante. Tutto questo perché? Perché il signor Papa gli stava antipatico Carlo V. Capite la situazione? Vedete com'è complessa la storia? Per questo dico, purtroppo è scampato. Se l'avessero preso, era meglio. La storia è complessa. E poi, andando avanti, nella seconda parte, ovviamente, c'è tutto il mondo che porta a Lepanto, c'è l'assedio, prima assedio di Malta, di cui resistiamo gloriosamente, c'è l'assedio di cui avviene il terribile destino di Marco Antonio Bragadin, il quale viene preso nonostante la resa, i patti della resa, come sapete, adesso lo sappiate, viene preso, viene fustigato, viene messo praticamente alla gogna e viene scuoiato vivo. Poi gli mettono la paglia, lo ricuciono, lo lasciano lì una settimana finché non muore. Ma a quel punto poi c'è tutto, scatta tutto il meccanismo per cui si arriva a Lepanto. Si arriva a Lepanto ovviamente per due ragioni ben precise.
Uno perché quella entità politica che per secoli si è sempre lavata le mani, non ha mai aiutato nessuno, anzi ha sempre amoreggiato in segreto con i turchi, sebbene non come Francesco I che ha fatto l'alleanza, ma insomma era l'amante, vale a dire Venezia. Quando viene colpita Venezia, Cipro, chiede aiuto a tutti quanti. Ovviamente tutti quanti gli dicono: che cosa? Devi morire Venezia, perché tu sei la traditrice da secoli di tutti noi. Però i veneziani sono fortunati perché per il momento il Papa è il più grande Papa del secondo millennio. Si chiama Michele di Srieri, come nome San Pio V, il quale inizia un'immensa opera, il Concilio di Trento si è appena chiuso, un'immensa opera diplomatica di santa pazienza per mettere d'accordo Spagna, Venezia, e per fare appunto mettere una flotta che potesse fermare la flotta turca. E poi si arriva ai fatti di Lepanto, che insomma anche questi sono qualcosa di molto importante. Avviene poi la terza parte, quella del 600, è una parte tutta da scoprire, anche la prima metà del 600, con personaggi particolari, e poi l'ultima parte del libro, che è dedicata ovviamente, naturalmente non potete immaginare, ovviamente, a parte alle vittorie dei veneziani, diciamo così, del Peloponneso, al Morosini, alla vittoria, diciamo così, ovviamente di Vienna, al trionfo di Vienna, con tutto il racconto anche della diplomazia papale, questa volta di un altissimo grande Papa, Beato Innocenzo XI Scalzo, che farà l'impossibile per portare il re di Polonia, Jan Sobieski, per staccarlo dal Re Sole e portarlo in aiuto di Asburgo, perché il Re Sole, nel 1914, faceva le stesse cose di Francesco I, peggio, con i turchi. E poi tutto il racconto di Vienna, il trionfo di Vienna con il ruolo di Padre Marco da Bianco, che naturalmente non può naturalmente mancare, il ruolo di Jan Sobieski, il ruolo, diciamo così, di tutti gli eroi di Vienna, e poi la riconquista, sempre sotto l'egida di Padre Marco, di Buda, di Belgrado, fino ad arrivare all'inizio del Settecento, dove con le ultime scaramucce io faccio finire il libro, perché ho scelto di farlo finire da fine. Con gli anni 30 del Settecento non è che crolla l'impero ottomano durerà ancora fino a 100 anni fa, fino alla prima guerra mondiale. Lo faccio finire perché effettivamente con gli anni 30 del Settecento c'è l'ultima guerra jihadica nel mondo ottomano. Che vuol dire jihadica? Vuol dire l'ultima guerra fatta in nome della jihad. Eh sì, perché questo è importante, signori. Questi qua, specialmente ve lo accorgerete nella prima parte del libro, tutti gli anni, continuazione, sempre. Perché? Lo fa una volta, poi fa due, poi fa tre, poi fa 5, 10, 15, 20, poi riposta, prende una vacanza, rilassati un attimo, no? Anche quando perdevi. No, continuazione. Per 4 secoli ci hanno attaccato. Negli armi non facevano così, gli armi andavano ondate. Questi ci hanno attaccato per 4 secoli in continuazione. Si vedevano che c'erano dei sultani che erano dei guerrieri, no? Li vedrete senza che vi dico nomi, insomma li vedrete qui, a parte vi dico sono di mano su tutti naturalmente, ma al momento secondo e sono di mano su tutti, ma anche altri. C'erano dei sultani che erano dei perfetti cretini. Uno era proprio denominato l'ubriacone, un altro era, cioè, vuol dire, figure del tutto insignificanti, i quali facevano la guerra. Perché? Perché loro erano i gazi, i capi dei gazi. I gazi erano praticamente i combattenti per la fede. E il sultano era il capo dei gazi, cioè il capo dei combattenti per la fede. E lui era sultano perché? Perché doveva prendere la mela d'oro. Questa attenzione è un punto fondamentale. Noi forse nella mente abbiamo, cioè, giustamente pensiamo che il sultano è l'uomo che non deve rispondere a nessuno, l'uomo più potente del mondo, e loro certamente vivevano come sultani, cioè vive come un sultano, è vero, vivevano come sultani, avevano centinaia di donne nell'harem, qualsiasi loro ordine veniva fatto immediatamente, sembravano onnipotenti, per carità. Mentre se i papi dovevano organizzare una crociata, dovevano passare anni e anni a cercare di mettere d'accordo l'imperatore, Venezia, Spagna, Francia, Napoli, Milano, loro niente, loro bastava che davano un piccolo ordine in tutto l'impero immenso che subito tutto scattava. Tutto era perfettamente oleato. Eppure nemmeno loro erano in assoluto gli ultimi capi.
la vita dei sultani a volte era molto grama, non l'è mai stata, ma era molto pericolosa, questo vuol dire. Prima perché potevano morire vittime di congiure di palazzo e cose del genere, molto spesso morivano vittime di congiure di palazzo. Ma soprattutto, attenzione, loro dovevano rispondere a qualcuno. Cioè, e a chi deve rispondere il sultano? Chi ci sta sopra il sultano? Ci stanno gli ulema. Chi sono gli ulema? È poco se fossero il clero islamico, non sono clero perché si vede che l'Islam non è sacerdozio, ma sono clero in un certo senso, senza sacerdozio. E i sultani, quando dovevano fare qualcosa di grande, dovevano sentire gli ulema. Attenzione, questo sto dicendo, che il mondo ottomano, l'istanza ultima, non era il sultano, erano gli ulema. E chi sono gli ulema? Figure misteriose. È come se gli ulema fossero il pungolo dei sultani ad attaccare in continuazione la cristianità. Cioè tutto il mondo ottomano vive per attaccare la cristianità, per prendere la mela d'oro. E che è sta mela d'oro? Beh, all'inizio la mela d'oro è Costantinopoli. Poi la mela d'oro diventa Vienna. Hanno tentato ben 3 volte. Ma la vera mela d'oro è un'altra. Vi racconto solamente un episodio. Il più grande di tutti, Solimano, dà ordine al più grande ammiraglio che loro hanno mai avuto nella loro storia, ovviamente Barbarossa, dà ordine, vai in Italia, arriva davanti a Ostia e guarda. Ovviamente Barbarossa lo fa. Un giorno spunta davanti a Ostia e praticamente in quel giorno il Papa Leone X stava facendo una battuta di caccia nella pinta della Magliana, la famosa Magliana, noi la conosciamo per altre ragioni, non la Magliana, diciamo così, a quei tempi era una bella pineta, non c'era ancora l'urbanizzazione che ci aveva dato la banda della Magliana e tutto il resto, e praticamente stava facendo una battuta di caccia nella pineta della Magliana, quando all'improvviso, risalendo il Tevere, la Magliana sta verso il mare, non so, giustamente non si è di Roma, ma la Magliana si estende praticamente dall'Ostiense, va verso Ostia Antica, quella parte là, e quindi è parallela al Tevere. Praticamente risalgono il Tevere e all'improvviso arrivano i turchi dal Tevere, sulla Magliana. Leone X fa appena in tempo a salire su a cavallo e scappano tutti via, che poteva cadere in mano a Barbarossa, il Papa. Però Barbarossa si ferma e torna indietro, non insegue. I storici dicono come mai Barbarossa, che non ha mai potuto venire, non ha inseguito. Non certo per paura, non è quello il punto. Poteva prendere Roma, poteva perlomeno fare danno, fare un'incursione. Non lo fa per un semplice motivo, perché la mela d'oro suprema non poteva non essere presa, poteva essere presa esclusivamente da sultano. Barbarossa aveva avuto ordine di vedere, guardare, spiare, capire. Ma chi doveva entrare? Era il sultano. Invece tutto il resto lo poteva fare tranquillamente e lo fece per tutta la sua vita. Quindi perché dico finisco negli anni 30 del Settecento? Perché negli anni 30 del Settecento finisce la jihad. A quel punto l'impero ottomano è in piena crisi, è anche una crisi religiosa, diventa uno Stato come tutti quanti gli altri. Bisogna dire che i cristiani non erano trattati male, e diventa, entra a far parte del gioco delle potenze europee per tutta la fine del Settecento, ma poi per tutto l'Ottocento, è quella che si chiama la famosa questione d'Oriente. Cioè praticamente l'impero ottomano fa parte del gioco. Poteva essere, l'impero ottomano si poteva porre fine all'impero ottomano a fine Settecento. Napoleone avrebbe potuto tranquillamente conquistarlo. Dopo Napoleone lo potevano conquistare le grandi potenze, Inghilterra, Francia, Russia e Austria, ma non lo conquistano perché? Perché nessuna vuole che l'altra si avvantaggi. Cioè piuttosto l'Austria non voleva che la Russia arrivasse sul Mediterraneo, la Russia non voleva che l'Austria andasse nei Balcani, Inghilterra e Francia non volevano che la Russia e l'Austria si avvantaggiassero la vicenda e quindi tengono questo cadavere puntellato lì, tanto non dà più fastidio a nessuno. E praticamente lo tengono lì apposta per questo. E la famosa questione d'Oriente poi va a cadere con la prima guerra mondiale, con la sconfitta perché
gli ottomani si alleano con gli imperi centrali e alleandosi con gli imperi centrali hanno lo stesso destino di sconfitta degli imperi centrali, e però prima di finire pensano bene di dare il colpo di coda e ammazziamo 500.000-600.000 armeni, che ci porta tanto, tanto per dare il colpo di coda della nostra civiltà. E comunque sia chiaro che quando cade l'impero, quando cade diciamo, il sultanato e arriva Ataturk e soci, finiscono loro di ammazzare gli armeni. Io leggo sempre che il genocidio degli armeni hanno fatto il sultano, oppure il genocidio degli armeni l'ha fatto Ataturk. No, l'hanno fatto i sultani ultimi e l'ha fatta Ataturk. Tutti e due. L'hanno fatto i turchi. Me lo ricordo bene, oltretutto perché quando facevo Radici Cristiane facevo un servizio sul genocidio degli armeni, sull'Armenia in generale, sull'Armenia, quindi su una pagina, un articolo dedicato al genocidio degli armeni, e io andai all'ambasciata armena a Roma a parlare con i funzionari, a loro non gli pareva vero che ci fosse un italiano che si occupasse di loro. Mi accolsero, fosse manco del Papa praticamente, mi ricordo ancora che mi raccontarono tutto sotto voce, diciamo, hanno pure loro, ancora oggi hanno pure. Ma mi disse tutto. Il genocidio armeno va dagli anni 90 agli anni 20, quindi sono tutti colpevoli. Quindi dopo il 700 termino, perché l'ultima guerra fatta in nome della jihad è quella degli anni 30. Concludo questa presentazione dicendo questo: non è un libro, attenzione, non è un libro sui fatti storici, battaglie, date, morti e stragi, è un libro in cui io, la parte più importante del libro, a parte queste cose, sono tante altre che non dico, naturalmente non posso dire, cioè non c'è tempo, e poi se no tolgo tutto il gusto di leggerlo, però io affronto anche molto i papi, la politica dei papi, che non è uguale l'uno agli altri. Abbiamo avuto papi crociati, abbiamo avuto papi crociati loro malgrado, abbiamo avuto papi che hanno fatto quello che potevano fare, e abbiamo avuto papi strani. Uno è Clemente VII, che vi ho detto, un altro addirittura è una figura, diciamo, eccezionale dal punto di vista del Concilio di Trento, molto, molto importante, Papa Carafa, il quale però odiava talmente Filippo II, Carlo V ormai era morto, odiava talmente Filippo II, stava morendo in realtà, odiava talmente gli Asburgo, Filippo II, che disse che lui era pronto a allearsi con i turchi contro Filippo II. Cose strane. E sono papi che in qualche modo hanno fatto il possibile, e papi che hanno salvato che serietà. Fra questi, naturalmente, inutile dire che i già citati, San Pio V e Beato Innocenzo XI, si ergono su tutti, in qualche modo. E valuto l'operato dei re e dei sovrani, di quelli buoni, di quelli medi, di quelli cattivi. E poi c'è tutto il mondo degli schiavi, dei rinnegati, dei corsari, della povera gente, delle donne portate via, dei ragazzi ammazzati, di tutto un mondo particolare, sia nei Balcani che nel Mediterraneo. È un grande squarcio di storia. Concludo dicendo questo. Questo libro non esiste in Italia, perché, cioè, non esiste questa storia, voglio dire. Nel senso che esistono dei racconti molto belli, a cui io mi sono molto valido storicamente, a cui mi sono anche rifatto, lo dico tranquillamente. Però parlano di un periodo, parlano del 300, parlano del 400, oppure esistono grandi ricostruzioni della battaglia di Lepanto, o esistono grandi ricostruzioni della battaglia della Siena di Vienna, o si parla di un personaggio, ma il quadro generale del mosaico, dall'inizio alla fine, io parto proprio nel 1299, cioè quando un certo Ottoman arriva in Anatolia e cominciano i guai, parto da lì, il quadro generale del mosaico non esisteva. Esisteva in lingua inglese, ma sono 7 volumi. Per cui c'è evidentemente un qualcosa di utile. È la grande ricostruzione storica di tutta questa vicenda. Ultima cosa e ultima considerazione. Qualcuno potrebbe dire, ho capito, tutto bello, bellissimo, però è comunque una cosa storica. A parte i libri di storia sono cose storiche, insomma. Se io scrivo un libro su Giulio Cesare, che vi aspettate che parlo di Giulio Cesare, insomma, è evidente, no? Quindi è un libro di storia. Però non è Giulio Cesare. È qualcosa che ci riporta oggi, inevitabilmente, perché è inevitabile dire che oggi come oggi la Turchia sta cambiando un'altra volta. Oggi non c'è più neanche la Turchia di Ataturk.
Ataturk era un massone liberale, anche se autoritario nella gestione del potere, che voleva laicizzare la Turchia. Quell'epoca è finita. Oggi chi governa la Turchia è un islamico, anzi un islamista, che vuole restaurare, sta restaurando a tutti gli effetti, il sultanato. Non si farà chiamare, come Putin non si farà chiamare zar, lui non si farà chiamare sultano, ma questa è una questione terminologica. È effettivamente un uomo che governa come un sultano, con una sua differenza di fondo. Lui non risponde all'ulema. Direi che non risponde a nessuno. Direi che è un grande giocatore. Anche gli ultimissimi eventi di queste settimane lo dimostrano. Gioca in un sistema internazionale ovviamente completamente cambiato, a cui nemmeno lui non può fare riferimento. Quando sopra di te hai la Russia, non puoi non fare riferimento. Quando sotto di te hai la situazione arabo-israeliana, non puoi non fare riferimento. Quando ti trovi una superpotenza mondiale che tutto è e dovunque sta, che tutto controlla, non puoi non fare riferimento. Quando ti hanno detto che devi entrare in Europa, nell'Europa Unita, perché devi portare 90 milioni di musulmani nell'Europa Unita, non puoi non pensare a questo. Ma lui gioca tra queste quattro carte in maniera diabolicamente astuta. In qualche modo i turchi sono ancora un nostro problema. In questo senso, allora, io credo che anche vedere questa storia, il modo di ragionare, di pensare, i loro costumi, la loro mentalità, possa essere utile, non dà la soluzione, perché la soluzione non ce l'ha nessuno, ma possa essere utile a capire anche gli eventi del presente. Grazie per la pazienza.